alle pareti, emozionatissima di trovarmi qua in questo prestigioso circolo, grazie alla dottoressa Luisa Pavese che mi sta curando e mi ha fatto un programma per il 2017 veramente, veramente bello e impegnativo. Ringrazio l'ambasciatore Umberto Mattani che mi ha voluto qua in mostra e con tutto il cuore anche per le righe bellissime che mi ha riservato, ha saputo leggere tra le sfumature delle mie opere in un modo veramente particolare. Professor Canova, stessa cosa, grazie infinite, sono orgogliosa di avere una sua critica nel mio curriculum artistico e grazie più grande, permettimelo pubblicamente, a te perché è vulcanica, professionale, cioè un concentrato di tutte le qualità che un curatore dimostra o di tutti gli effetti. E onestà professionale. Per fare a dire due parole sulla mia arte, anche se me la cavo meglio con spatole e pennelli che con l'oratoria, sono visibilmente emozionata e un po' in commossa, diciamo. Sulla parete di sinistra abbiamo gran parte delle tele appartenenti alla sezione metafore di gioia e anche intarsi cromatici. Intarsi cromatici perché sono tele molto molto materiche. Quando utilizzo il colore, che sono tutte opere ad olio su tela, la tecnica ad olio, un materiale che fin dall'antichità veniva utilizzato per tecniche magari sì, figurative, io lo sto utilizzando esprimendomi con una tecnica moderna, anche perché quando io utilizzo il colore mi piace sentire il corpo del colore che utilizzo. Qui ha ragione il professor Canova quando cita Kandinsky, perché effettivamente la spiritualità del colore, il fluento del colore non è una cosa a sé ma ha una sua vita, un suo corpo e si sente non soltanto guardandolo ma anche toccandolo, percependolo proprio. E rappresentano dei momenti veri di vita vissuta che io vivo e imprimo sul tessuto telare per quasi fermare il tempo e cristallizzarli sulla tela, magari anche con un po' di arroganza perché vorrei fermare il tempo e spero di cristallizzarlo lì perché la vita scivola via veloce. Non a caso il quadro primo là dell'installazione si intitola I figli del tempo e rappresenta proprio lo scorrere, lo scivolare via veloce dei figli bianchi della vita che abbandonano ma passano soprattutto quel che rappresenta la natura, fiori, foglie, acqua, cielo, tutto, nulla è impassibile al trascorrere della vita. Poi ci sono delle resine, come diceva la dottoressa Pavese, che sono sul retro dei pannelli, che hanno una tipologia particolare perché sono molto resistenti all'umidità e sono state concepite proprio per essere portate nell'ingresso della Cava Ravaccione, anzi ringrazio la Cava Ravaccione perché è fra gli sponsor del mio percorso insieme a Enosis Meraviglia, e però purtroppo non possono essere qui per motivi di lavoro, il professor Donato Lanati è all'estero in Georgia e quindi sì, mi è dispiaciuto, avrebbe voluto ma non è qua. E la tecnica della resina è completamente opposta all'olio perché mentre l'olio lo puoi lavorare, puoi lanciarlo, verso l'esterno, la resina quando viene lavorata è molto liquida, diventa dura velocemente, deve essere contenuta perché altrimenti abbandona proprio la tela e scivola via, quindi di là c'è l'esplosione e di qua c'è il contenimento. E alterno questi materiali a seconda dei miei stati d'animo anche, perché se sono in un momento di gioia, in un momento particolare, utilizzo una materia che esprime meglio anche nel gesto, non soltanto nel colore, quello che provo, quello che sento. Queste sono resine, questa si intitola fusione di cellule, infatti la dottoressa Pavesio prima diceva, è quasi una situazione cellulare, no? E qui sono queste cellule della vita che si intersecano e diventano un tutt'uno tra loro. Questa è rapace perché su nelle cave nostre spesso ci sono le aquile e quindi è una situazione abbastanza non leggerissima, un pochettino macabra perché qua c'è la rappresentazione del sangue, anche per i fatti poi che sono successi nelle nostre cave, che molti cavatori spesso perdono la vita, quindi il marmo diventa prezioso due volte, primo perché il nostro oro bianco ci dà lavoro eccetera eccetera e poi anche perché purtroppo ci sono delle persone che lasciano proprio la loro vita in fame. Qua invece c'è il letto di fiume, è il letto di un fiume visto dall'alto, io sono nata in un paese attraversato dal fiume Frigido e quando ero ragazza in un periodo particolare dell'anno questo fiume
spogliava, e questi sono i colori praticamente del sotto del letto del fiume nel momento di spoglio, no? È un cambio di stagione, ma è anche un cambio di vita, se vogliamo, perché la nostra vita non è sempre uguale, no? Ci sono le varie stagioni della vita dell'uomo, e quindi c'è questo letto di fiume che mi ricorda un po' anche la mia infanzia, quando si andava a giocare nel fiume. Questa resina è dalla sopra? Questa è tutta resina, cioè io coloro la resina, la utilizzo e la contengo, poi creo come delle gocce di resina che faccio essiccare, le vado a immergere e poi ritorno con della resina trasparente, cioè sono vari strati di resine colorate. Queste invece sono opere bianche, questo è intitolato Il canto degli angeli, un frullare di ali, l'avevo dipinto per Natale, e poi dopo da questo sono partite le altre opere bianche con la polvere di marmo per la cava. Questo è lo stesso, si intitola Sentiero Bianco, è un albero che però, simbolo di vita, si dirama in tanti piccoli altri sentieri, perché dalla vita di una persona poi ci sono tante altre vite che dipendono, che sono lì agganciate a lei. E io sono agganciata a lei, perché sento nella mia vita come no. E vorrei... Questa è un'installazione che abbiamo creato con vari quadri per far vedere che anche se ci sono tecniche diverse, poi la vita è un tutt'uno, perché sono tutte espressioni mie, concepite in tante situazioni, però insieme rappresentano una cosa unica. E poi dall'arte vera e propria, quella che amo di più, abbiamo creato una linea di oggettistica da cui abbiamo ricavato delle sedie, poi testate di letti, cuscini, borse, ha una potenzialità enorme, stampare e veicolare l'aria. Ce le ho, guardi, mio marito ne indossa una, e anche l'ingegner Guatelli ce l'ha, sì? E ne omaggerò così. Molto bene, molto bene queste. Questa è canvas, è un tessuto praticamente su cui andiamo a dipingere, che sbianca praticamente, perché un colore se lo andiamo a stampare su una situazione già colorata perde di intensità. Questo è fermato, è anche reso quasi idrorepellente. Sì, si possono fare tante... Ho fatto benissimo. Perciò me la sono, come voglio dire, assorbita. Sì, le mostre si vedono un po' bene. È vero, molte cose sì, di conoscere l'artista. Ha fatto insomma, bene. C'è sempre questo connubio. L'ho vista sul computer? Sì. No, no, sono venuto qui ieri sera, ero qui per una conferenza. Sì. E poi abbiamo mostrato delle cover. Queste Luisa Pavesi. Queste sono le cover di gialli. È partita anche una discussione su come va, questa è gialla della Pavesi. Queste sono lì, tanto le faccio. Quindi niente, vi invito tutti a comprarlo, perché veramente io l'ho letto, non sono messa lì, le faccio una foto.